Buonasera ragazzi, buonasera a tutti quanti, belli miei. Buonasera e benvenuti. Raga, manca poco, mancano 10 minuti, aspettiamo. Aspettiamo e vediamo un po' cosa succede. Tanto per fortuna che non ci butta fuori, quindi GG. Almeno quello l'hanno cambiato. Anche perché vedo che qui queste parti tipo che sono nel mare si vedono molto meglio rispetto a prima, vi ricordate? Prima si vedevano tipo in modo diverso. Erano tipo più sotto il mare, invece ora sono proprio più visibili. Quindi sì, vabbè, succederà sicuramente il panico comunque qui, eh. Ah, c'è un rumore. Che è questo rumore? Ragazzi, ma è all'agenzia? Ci mettiamo qua al centro e ce ne andiamo là. Che dite, raga? O vado in fondo o sto qua? Non lo so, secondo me in fondo è meglio. 45 secondi, raga. Ah, mamma mia. Succederà il panico. Ok. Ora c'è scritto un messaggio. Finalmente Fortnite non sarà più in Early Access dopo quasi 3 anni e chiuderà ufficialmente il gioco. Complimenti, VGames. 4, 3, 2, 1. Morto il gioco. Io ho paura. E non succede assolutamente niente, ragazzi. Era tutto un gioco. No, no. Dobbiamo vedere. Sento il mare che sento qualcosa che si... Cioè, si sente qualcosa. Ok. Songs. What? A me fanno paura sta sirena. In real life penso che scapperei. Una forma un po' ambigua, ragazzi. Ragazze che guardate la live, tranquille, non abbiate paura. Ok. Scoppia l'agenzia. Distrutta. Addio. Distrutta. Distrutta. Ti prego. Non la volevo più sta agenzia, l'ho sempre odiata. Ciao bella, a dopo domani. Ora c'è Gesù Cristo. Ave. Ok. Mi fanno male gli occhi a vedere sta cosa. Ma cos'è il Signore degli Anelli? Ok. Oh! Sto fluttuando. Oh my god. Oddio, va velocissimo. Oh my god. Nuova mappa? Vi immaginate, ragazzi, nuova mappa? Magari. Vabbè, impossibile, però. Ok. Paradiso. Sono in prima persona. What? Era uno spoiler? Era uno spoiler? Era uno spoiler, dai, per forza. Madonna, che è bellissimo. Scoppia tutto, ragazzi. Oh! No, non mi risucchiare, ti prego. Per favore, vi scongiuro. Madonna, che grafica, però, eh.
E quindi? E quindi? Non ho capito bene. Ok, si è spaccato qua sotto. Ah! Prima persona di nuovo? Bellissimo! Janice, Janice, dial the resonance actuator to 7.2. Now, please, yes, right now. I'm on it. Top secret. Wait. Hold on. It's not just a storm. What does that mean? Sono tipo in ufficio con Mida. Sì, ho visto che c'è una ragazza. Sì, siamo noi che manipoliamo la tempesta. Sei Mida. No, vaiù! Adios! No, vaiù! No, il mare no! Tutti sott'acqua. No, ragazzi. Sono e confusissima. How long do you think it'll hold? Good. Good. John Jones. Everything is starting to stabilize here. Nothing. Oh, è Tifu! Bella Tifu! You even wait. Tifu! Wait. Can you? No, no, Tifu, tranquillo, non voglio dei soldi, giuro. No. Giuro. Tifu, no. No way. What? Ragazzi? Ma è tutto mare! Dov'è la mappa? Non mi fa buttare! È un troll palese, cioè. Ma non posso andare dentro! Non penso che possa andare dentro il mare! No, è impossibile, io ci provo! What? Posso? No way! No, raga, ditemi che è uno scherzo. Allora, nel senso, l'evento in sé è stato molto semplice, erano fighi i vari effetti che c'erano, effetti visivi molto carini, il fatto che sono usciti quei pilastri da sotto l'acqua e hanno fatto quel casino molto bello, però sicuramente vedremo qualcosa di più interessante il 17, ragazzi. Perché comunque oggi era semplicemente un pre-evento, quindi è normale che non possono mettere tutto in un'unica giornata di una pre-patch, cioè di una pre-season. Quindi lo faranno sicuramente, secondo me, il 17. Speriamo che faccia una cosa di figo, più che altro perché sono tutti gli OG player che vorrebbero le vecchie mappe, le vecchie zone. Sarebbe bello riaverle, sinceramente. Quindi, per il momento l'evento è stato un po' così, nulla di eccezionale, neanche brutto. Un anno di mezzo, speriamo nel 17, raga, che sia una cosa di più figo. La prima persona a me è sembrato inizialmente uno spoiler, però in realtà non credo, ragazzi, perché semplicemente eravamo Mida, cioè eravamo impersonificati in Mida, che quindi stavamo tipo spiando la chiamata di Tifu, chiamiamolo Tifu. Comunque oggi era tutto quanto, ragazzi, un pre-evento della season, diciamo così. Alla fine il mare, anche come è messo, come è fatto, è strano, raga. Secondo me veramente succederà il casino. Succederà veramente il casino, secondo me. Spaccherà via qualcosa. La tempesta è cambiata, è un'onda anomala. Esatto, capito. Quindi niente, raga, aspettiamo tra 2 giorni. Il 17 uscirà, cioè uscirà sicuramente qualcosa di più interessante. Speriamo in un evento carino e figo che possa riportare anche i vecchi player, insomma, a ritornare. Magari la vecchia mappa, qualche posticino vecchio, qualcosa di figo, sarebbe bello. Detto ciò, questo era l'evento, quindi l'evento l'abbiamo finito. Ora ci resta solamente da aspettare e basta.